Albanese come cognome. No, io avevo già lavorato con Vittorio, quindi un po' non mi sentivo a casa, però non sono mai stata emozionata come il primo giorno su set con la signora Loren, perché avevo le mani che mi sudavano e non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso. Lei è un mito, è un'icona, e starle accanto come se niente fosse era meravigliosa, la devo ringraziare perché lei in questo è stata carinissima, è riuscita a mettere a suo agio tutti quanti, sia noi attori che tutta la troupe. Vorrei ringraziare tanto anche Maria Cicolone perché è stata molto generosa, mi ha raccontato molto della sua vita e ha condiviso queste cose con me. E un grazie enorme a Sindoni che per l'ennesima volta mi ha rinnovato la fiducia e a tutta la troupe perché hanno fatto un lavoro bellissimo. Grazie. Enzo De Caro, Riccardo Scicolone, un padre come scapestrato, indifferente, che padre. Ma questo bisognerebbe chiederlo alle tue figlie, che non è stata solo la Romilda, che forse è stata una madre diversa per tutte e due, ma credo che anche loro oggi portino dentro comunque il ricordo, i segni e anche qualche ferita del rapporto, del non rapporto con questo padre. Comunque è essenzialmente un figlio dei suoi tempi, perché uscendo dall'inferno della guerra era un periodo per cui soprattutto gli uomini in qualche modo dovevano sognare, dovevano produrre, dovevano fare anche dei passi più grandi delle loro gambe, rischiare, avere forse anche in questo caso troppe famiglie, ma comunque la storia di questo grande amore, di questo amore forte, travagliato, tra due persone con un carattere non facile. Erano altri tempi, quindi magari anziché ognuno prendere la propria strada, la passione, questa chimica che li ha uniti in qualche modo al di là dei loro percorsi personali, è stato forte. Quindi devo molto anche a Sofia e al fatto che il primo giorno mi ha così con un grande pudore mostrato una fotografia che comunque portava con sé del suo papà, e Maria che mi ha soffiato all'orecchio dei suoi piccoli tic, delle sue piccole manie, e quindi portare in qualche modo col grande rispetto che questa storia merita, perché comunque è una storia di persone, non è una storia di personaggi. Certo, è diventato anche un bellissimo film, però io ho sentito sempre in questo periodo che parlavamo di sentimenti, e quindi i sentimenti meritano sempre non un giudizio ma un rispetto. E poi ci sono delle cose che non hanno tempo: un abbandono, un rifiuto, una mancanza, un'assenza di un genitore è una cosa che non ha tempo, e quindi è qualcosa che ha lasciato dei segni che poi queste due meravigliose ragazze sono riuscite in qualche modo anche a trasformare in qualcosa di attivo. E per il resto, per me che vengo da tanti anni di fiction, quando l'abbiamo cominciata non sapevamo neanche come si chiamava, non c'era la parola fiction, quindi mi è capitato in questi ultimi anni di essere un po' a volte anche un punto di riferimento, partecipare ai progetti. Beh, è stato un po' per me come tornare a scuola, e quindi ho avuto questa meravigliosa retrocessione attiva di poter imparare. Perché è giusto parlare di mito, di icona, ma io tengo molto a parlare di Sofia come ancora un'attrice immensa, straordinaria. E quando si gioca con uno bravo a tennis sembra che sei bravo pure tu. Quindi giocare con un campione è un po' difficile. Questo primo giro di interventi, se vuole, con una battuta del produttore Claudio Saraceni. È stata una produzione difficile, ho infilato tutto liscio. Una battuta su La mia casa è piena di specchi, dal punto di vista del produttore, naturalmente. È andato tutto bene, dopo
po' di anni di fatica, però abbiamo realizzato un bellissimo progetto di cui sono particolarmente soddisfatto. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, al professionismo di Vittorio Sindoni e soprattutto il piacere e l'onore di aver lavorato con una star come Sofia. Grazie Saraceni. Io voglio soltanto spendere una parola in questo senso qua, dunque il film è iniziato veramente il giorno in cui io avevo già conosciuto il produttore e ho detto però questa produzione per partire io devo fare una telefonata a Fabrizio Del Noce, l'ho chiamato senza conoscerlo, pronto. Buongiorno, sono Maria Scicoloni. Come stai? Tu come stai? Ti devo parlare, ti devo vedere. E questo progetto per lui è stato subito un progetto che ha preso a cuore, se ne è innamorato e io devo dire, devo a lui, devo al produttore e a Sindoni tutto quello che è successo, che per me, ve lo devo dire, è un sogno realizzato. So che ci sono tante domande, se non so, sì, forse con il microfono è meglio, comincia Manuela Castellini. Questo è chi? Buongiorno. Si sente? Oh. Voilà. Allora, i complimenti li ha sentiti per qui. Grazie. Dunque, volevo chiederle intanto che effetto le ha fatto comunque interpretare la sua mamma. Poi, lei è diventata quello che è anche grazie al fatto che sia cresciuta in una famiglia di sole donne. E poi volevo chiedere a Margaret Madè quale dote vorrebbe avere di Sofia Loren, magari per il futuro, visto che lei è partita benissimo, non so, noi siamo venuti sul set in Tunisia, l'abbiamo rivista a Venezia, è partita molto bene, però quale dote vorrebbe avere da lei? E poi volevo chiedere a Maria... una cosa alla volta. Okay. Allora, la prima domanda, dica. Dunque, la prima... che effetto... No, ha ragione, che effetto le ha fatto comunque dar vita e interpretare la sua mamma? Ma è stato veramente molto molto difficile, difatti abbiamo avuto delle discussioni molto lunghe con mia sorella, però devo dire che ci ho pensato molto e quando ho deciso veramente di cominciare questo progetto dal punto di vista proprio televisivo, non è stata una cosa facile per me, perché essendo la figlia di mia madre dovevo interpretare mia madre, quindi mi sentivo molto molto responsabile e quindi quando ho cominciato il film con Vittorio Sindoni è stato per me per 2 mesi e più un purgatorio, perché volevo assolutamente essere al 100% quello che mia madre poteva esprimere in certe situazioni e ho passato delle notti insonni senza dormire e è stata una cosa molto molto dura per me, assolutamente. Ecco, la seconda invece era quanto l'ha aiutata o se l'ha aiutata in qualche maniera a essere cresciuta in una famiglia di tutte donne. Non c'erano soltanto donne. Eravate voi tre. Quello di Mario non c'era mai. C'era il nonno. Ma bene, io mi sono abituata, cioè per me la mia famiglia era mia madre, mia sorella, mia nonna, mia zia ed io, dico, non è che, no, è stata una cosa, ci si abitua, sì.